tell me once that you could find your way. Buongiorno amici, anche oggi andremo alla scoperta di altri tre luoghi caratteristici di Cagliari. And tell me if you find that you could make your way out. All along the world she says, I don't want to be a part of it. Tell me once that you could find your way out. E l'Europa è uno dei punti di Cagliari in cui si può ammirare il capoluogo della Sardegna per tutto il suo splendore. Dalla cima del viale si hanno tutte le panoramiche possibili sugli stagni e le saline, sul lungomare Poetto e sul centro storico e anche sul porto. Saltano subito all'occhio le sfumature rosa delle saline, che quasi si confondono con lo stagno di Moentargius e i suoi eleganti fenicotteri. Dalla compostezza dello stagno e delle saline, gli occhi si posano sul leggendario promontorio della Sella del Diavolo e si perdono nell'immensità del Mar Mediterraneo. Pare quasi che un pittore immaginario si sia divertito a combinare a caso i colori, a mescolarli in abbinamenti che in natura difficilmente si possono trovare. La vista da quassù è spettacolare. Ogni turista che visita Cagliari dovrebbe andare ad ammirare lo splendido paesaggio. Da via l'Europa si può godere di un panorama spettacolare che mette insieme il mare con la città. Il faro di Calamosca è uno dei fari più antichi della Sardegna. Situato nella zona di San Bartolomeo, un sentiero sale lungo il viale sino al complesso, oggi di proprietà della Marina Militare. Il
Il faro venne costruito nel 1850, fu attivato nel 1860 dal Regio Ufficio del Genio Civile ed è costituito da un edificio a due piani sormontato da una torre cilindrica a strisce bianche e nere. La sua ottica è di tipo rotante ed è stato elettrificato nel 1937 per agevolare i lavori dei faristi. Ha una portata luminosa di 21 miglia. Sorge in vicinanza della baia di Calamosca, a posizione singolare perché separa il Golfo degli Angeli ad occidente dal Golfo di Quarto ad oriente. L'impianto di origine però è del 1638, importante strumento difensivo della Sardegna sotto gli spagnoli. Della cosiddetta Torre de Armas e dei suoi potenti cannoni, che segnalavano al castello di Cagliari eventuali passaggi di navi, sono tante le citazioni dei manuali di storia sarda, così come nella sua gloria, nel suo rilevante ruolo di respingere l'attacco della flotta francese del 1793. Ora i tempi di guerra e di invasione armata sono finiti e del faro di Sant'Elia o di Calamosca rimane tutto il fascino nei crepuscoli di estate. Mare sconfinato all'orizzonte, brezza gradevole e lunghi momenti di tranquillità. I'm not looking for another one to save myself from going over. Il fortino di Sant'Ignazio sorge tra il borgo Sant'Elia e Calamosca. Si trova sulla cima del colle Sant'Ignazio, una splendida posizione panoramica e strategica. Dunque il percorso per arrivare al fortino, abbiamo trovato alcune postazioni militari antiaeree di un passato molto recente, utilizzate infatti nella Seconda Guerra Mondiale. I'm not looking for another one to save myself from going over. I say I'm not listening for another. Il fortino di Sant'Ignazio viene realizzato in tutta fretta, probabilmente è terminato solo dopo la battaglia tra il 1792 e 1793 per difendere Cagliari dall'attacco della flotta francese, a cui seguì l'anno dopo la cacciata dei piemontesi ricordata ogni anno. Da qui probabilmente i cannoni spararono contro le navi francesi e successivamente la struttura fu utilizzata anche in altre occasioni. Nel 1804, durante l'epidemia di colera, vennero inviati qui i malati per i quali non c'era posto nel lazzaretto. Nel 1848 vi trovarono rifugio i gesuiti, costretti a lasciare le chiese di San Michele e Santa Teresa in attesa di lasciare la Sardegna, in seguito all'espulsione dal regno. Infine, durante la Seconda Guerra Mondiale, in un sotterraneo vicinissimo, ebbero la sede dei comandi del fronte a mare e della difesa contraerea territoriale e al suo interno un servizio di aerofonia affidato ai cechi.
Il nostro viaggio di oggi finisce qui. Speriamo di aver fatto cosa gradita e far conoscere altri particolari luoghi di Cagliari che magari qualcuno ancora non conosceva. Alla prossima! Ciao!